attacco contro Noli. Tiro e stavolta. Sono i rigori a condannare la Chiave di Nuoto e a decidere una serie molto equilibrata in favore dell'Auditore che avanza alle finali playoff di Serie A2. A Crotone era finita 18-17 dopo 7 rigori, a Chiavari finisce a 13-13 nei tempi regolamentari e 24-23 dopo i tiri dei 5 metri. Comprensibile delusione in casa Chiavari Nuoto, ma anche consapevolezza dei grandi progressi fatti in questa stagione. Abbiamo un grosso rammarico perché a Crotone per due volte siamo stati sopra di 3 e ci siamo fatti rimontare con errori veramente banali, non da noi, e poi ai rigori, esattamente come oggi, ci scivola la palla in mano, ma quella fa parte, cioè i rigori sono un terno all'otto, può finire in tutti i modi. Però sono estremamente contento, voglio ringraziare tutti i ragazzi uno per uno, il presidente Claudio, Stefano, Robby che ha iniziato e poi per qualche problema suo ha lasciato, ma mi è sempre stato vicino. Parte meglio la Chiave di Nuoto che apre la gara con Chiavaccini dopo meno di un minuto e mantiene la squadra calabrese a distanza. A inizio del secondo tempo conduce 5-2, massimo vantaggio di giornata. Qui l'Auditore inserisce un break di 4-0 con cui si riporta in vantaggio fino al pareggio dei padroni di casa con De Marchi. Al giro di boa le squadre sono sul 6 pari. La seconda parte di gara si gioca punto a punto con nessuna delle due formazioni che riesce a portarsi su vantaggi superiori a un gol. 13-13 dopo 32 minuti, la lunghissima serie di rigori premia poi l'Auditore, così come era accaduto in gara 1. La squadra di Luccianti esce a testa alta da questa serie di semifinali playoff. A caldo prevale il rammarico per il modo in cui è arrivata all'eliminazione, ma c'è anche la certezza di star facendo un percorso importante. Dai play-out di Serie B disputati nel 2019 alla promozione in A2, poi la salvezza tranquilla dello scorso anno e la qualificazione ai play-off di questo. Quello che noi stiamo cercando di fare è creare le condizioni perché si possa crescere sempre di più e consentire ai nostri ragazzi di poter giocare la pallanuoto ai massimi livelli. Questo è quello che cerchiamo di fare.